Vabbè, raga, ma che politica fa? Ma che ne sapete? Ma che ne sapete? Buongiorno a tutti, amici di YouTube. Buongiorno a tutti, amici di YouTube, solo amici di YouTube. Perché? Perché ho cancellato la mia pagina Facebook e la mia pagina di Twitter, anche perché è per me insignificante. Visto che io ho iniziato la mia attività da YouTuber ben 3-4 anni fa, mi sembra. E ho iniziato subito con YouTube. Quindi, aprendo Facebook dopo, ho buttato gente di YouTube su Facebook. Invece la strategia vincente qual è? Iniziare da Facebook e portarli poi su YouTube. Perché YouTube comunque si guadagna, Facebook non si guadagna niente a meno che tu non abbia 1 milione di follower, e quindi per me è insignificante. Che cosa succedeva? Che tutti quelli, i miei iscritti di YouTube, andavano su Facebook automaticamente, vedevano le cose che postavo su Facebook, e io comunque perdo persone che mi seguono su YouTube. Quindi strategia vincente: chi inizia con YouTube, secondo me deve rimanere su YouTube. Poi quando avrai un bacino di utenti che supera il 100.000 euro almeno, 600.000 euro, buonanotte, quelli sono i guadagni, che supera almeno 100.000 iscritti, allora puoi aprire una pagina Facebook per fidelizzare maggior, cioè ancora di più. Quindi signori miei, non vi preoccupate, perché io ci sono sempre, ci sarò sempre, e poi non è detto che un domani io possa riaprire Facebook. A meno che non mi pagano, mi dicono: oh Marco, ti prego, apri una pagina Facebook che ti paghiamo. Au, ma dove stanno? Mannatemi lì se li trovate. Vabbè, adesso vi saluto perché sono a Torre Mirador, qui a Torre Molinos. Oggi è molto ventilato, però c'è il sole perché siamo in Costa del Sole. Vabbè, vi saluto. Ciao a tutti, adesso mi vado a guardare quello splendido panorama laggiù. Si vede? No. Ciao a tutti.